Ok. Come tu te abla? Come ti chiami? Jason. Grazie mille. Detenersi. Non fermarti, non fermarti. Arriva! Bienvenidos a Valparaíso. Oh, guardate che roba, raga. Siamo in Cile e siamo nella città per eccellenza dell'Urban Downhill, Valparaíso. Purtroppo le nostre bici sono rimaste nell'altro aeroporto, però di sicuro non vogliamo buttar via tempo e dobbiamo trovare qualche mezzo per fare Urban Downhill. Hola. Sono queste volendo. E Valparaíso inizia, ragazzi! Minchia! Vorrei farvi notare una cosa, che il signor Marco è breakless totale, eh? Minchia! Così che paura ste robe, raga! Se si smonta, tiro una tuona, raga, che non avete idea! A voi sembra che questo bolide non possa fare Urban Downhill? Gli ha dato, poverina. Madonna, se si rompe adesso muoio. Non frena. Magico. Aspetta, c'è il free ride, guarda. Caracchino. Qualcuno mi può scrivere nei commenti cosa vuol dire caraco? Che io lo continuo a dire, ma magari è un insulto pesantissimo. Posso fare di meglio, Non so se reggerà un altro secondo caraco. Va bene, mi hai convinto. Arriva. Torquato Urban. Urban Freeride. Sì che sono un campione. Parliamo un attimo dei bolidi, scusate, eh. Parliamo di questa bici, ragazzi, che vi sembreranno brand, ma c'è un perché. Dall'altra parte c'è attaccata una cicca, ragazzi. Altro tocco di classe, ragazzi. Sono appena seduto su una cacca di piccione. Quello che mi ha fatto scegliere il mio mezzo è proprio il manubrio vintage per la Serra Macco. Era un altro della Serra Macco. Ea! Figalo. Wow, this is incredible. L'hai costruita tu? Sì, a non tenere moto. Ok. Per tenere bicicletta. Questo è un assetto di una moto. Ah, che figata! Esplosione e salire al vento, escuchando musica. Bello, bello, bello. Passione, è una passione. Il football e la bicicletta. Anche noi. Che la figa. Ce la fai provare avanti e indietro? Sì. Sì? Va, no, sin freno. Ah, senza freno. Sì, Madonna. No, sin freno. No, è difficilissimo. Non ci credo. Madonna, senti qua quella canzone. Quanto cazzo posso essere più cileno di così, ragazzi? Madonna, che vibes. Ma ci credo che va in giro così lui. No, vabbè, è incredibile sta cosa. Eccolo, è arrivato, guardalo. Ma è una bici da King questa. Gracias. Italiani. Era per un punto, ecco fatto. Ma cos'è che era quella roba lì? Vai, senza timore. Sinistra, solo a sinistra, caracco. Hola! Occio, skatepark la così, eh? Attenzione, madonna! Dai, la spina si fa questa!
Guarda, c'è sto drop qua volendo. Questa forcella qua è la cosa più nazi che si può provare a fare. Minchia, c'è una paura che si spezzi secco. Vedi, così pianissimo. Ok, provo un best trick fuori dal quarter, raga. Devo fare almeno un 180 senza piegare le gomme. Campione del mondo! No, è già finita la nostra avventura. Oh no. Bici depositate, ragazzi. Adesso andiamo veramente a fare urban downhill nella città di Valparaíso con il nostro bici ADH. Ed eccoci sulla bici ADH, ragazzi. Niente, un primo test di questa NS Bikes Foods. E guardate dove siamo, completamente ghedo del ghedo. Noi dal mare fino a qui siamo venuti a piedi perché non trovavamo nessuno che ci portava su con le bici, quello è il problema. Arriva il Marcolino. Entro, vai là, là. Yuhu. Identico, puoi andare davanti a me. Cane! Thank you! Se dog, come te lo faccio? C'è un botto di gente adesso. Ferro! Ferro! Dovete sapere che la cosa più difficile di essere qui, raga, proprio che le zone non le conosciamo. Stiamo andando molto alla cieca. Sei nelle favelas comunque, quindi devi stare attento dove vai. Devi guardare in giro perché ci hanno detto che il rischio che intanto che vai in bici ti buttano per terra e ti rubano la bici c'è. Giusto per documentare che veramente stiamo salendo a piedi. Per fare sto video, raga, tutte le discese che avete visto, noi saliremo a piedi. E pensate alla sbatta. Ci siamo. È questa qua, Marco. Raga, guardate che mega scalinata. Parte in fondo, in cima là, e sono tutti tipo doppi. Abbiamo visto un video di un rider Red Bull, Slavic, se li doppiava quasi tutti, e mi ha detto, dobbiamo andar lì. Di per sé i doppi sono easy, però bisogna coordinarsi molto bene. E se fai... 1, 2, 3. È bella domanda, per non andare insieme non è facile. Allora, proviamo soltanto a fare un paio gradini e uscire. Ok, ho capito che il discorso per doppiare è molta più velocità e non bisogna tirare su. Io ho fatto proprio una ollata della Madonna per doppiare il primo, ho preso un'insaccata. Perché io ho fatto il primo, ma qua ho ollato troppo, decisamente. Andiamo fino a giù, la facciamo un po' a caso adesso, perché abbiamo confidenza, è molto lunga. Sarà anche faticosa, secondo me. Difficile coordinarsi, Madonna, che ritmico che è. Molto difficile. Cazzo, che roba. Per adesso siamo completamente fuori ritmo. E secondo me è perché andiamo piano. Anche secondo me bisogna andare dentro un po' più veloce, ma le scalinate dove devi atterrare è molto corto. Cazzo, comunque devi proprio cercare di sbatterla dentro nei gradini di cattiveria. Devi un po' sbatterti nel cazzo, secondo me. Fa senso per la povera bici, soprattutto per le povere ruote. Qui, raga, se non avete delle ruote potenti come le industriali che ho su io, veramente rischiate di accartocciare il cerchio o comunque di smollare qualche raggio, dargli qualche stecca. Grazie ai loro canali molto robusti, soprattutto ai raggi che hanno una sezione notevolmente maggiore rispetto ai raggi canonici, ma comunque la ruota rimane sempre bella leggera proprio perché sono in alluminio, vi rendono la ruota veramente di una rigidità incredibile. Ah, e poi chiaramente con Industriae, raga, sul loro sito c'è il configuratore delle ruote dove potete veramente sbizzarrirvi e creare la vostra ruota che matcha perfettamente con la vostra bici. Ah, tra l'altro, mega news, raga, da pochissimo Industriae ha fatto il proprio centro di distribuzione in Spagna, quindi se dovete acquistare le ruote non arriveranno direttamente dall'America e quindi ci sono tutte le menate, dogana, tasse di importazione, robe varie, ma arriveranno dall'Europa, quindi molto più semplice. Vi lascio il link sempre in descrizione per tutti i riferimenti per il configuratore delle ruote e adesso vediamo di fare sta scalinata in maniera decente e cattiva. Fai pure partire. Ok, Valparaíso, ragazzi,
Prego. They ain't never seen nothing like this before. Little broom when I came through the front door. Ask me if I should suffer come, what for? Train in the trees, please park my sycamore. Touch burning sands, cross hands and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yeah, the champ is here, switch gears. Non era male adesso, eh? Paura. Sì, cazzo. It's ready, push again. I see my victory so clear. I see my victory so clear. It's a game. We break through. It's a game. We break through. It's a game. We break through. Guardalo il marchino come è confidente. It's a game. We break through. It's a game. We break through. It's a game. We break through. But that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, but too hard to drop. Stop clocks on the speed bag. Che figata! Forte. Sei entrato forte, no, il primo giuro. Pezzo non si frena, eh. Ma io a un certo punto ho detto, adesso mi faccio male. Baby, the hand was played, new level, next stage. Raga, dobbiamo riuscire a trovare un passaggio per andare fino a su in cima, perché per adesso siamo sempre partiti a metà. Sorry. Dobbiamo trovare un benzinaio, raga, perché il Marco c'ha le gomme sgonfie. Ah, figa, guardalo qua il benzinello. Prova a chiederglielo. Do you have the pump? Ah là, aire. Ciao. Abbiamo trovato il compressore per gonfiare le gomme, ma non ha l'adattatore chiaramente per la valvola per le bici. Adesso vogliamo salire in cima al monte della città di Valparaiso. Il problema è che è molto alto, con la DH direi anche no. Ho ordinato un Uber XL. Spero che quando arrivi riusciamo a convincerlo di portarci su anche con le bici. Se no, ho buttato via. Porta su? No, non vale. Peccato. Man, do you speak English? No, ok, I speak Italian, so simile. Vai su. Tu, ir su. Ok. Come si dice montagna? Il cerro. Al cerro. Cerro. Tu, ir su. Ah, al cerro? No. No. Vigna. Ah, ok. Sei vigna al mare. Perché noi estamos cercando un passaje. Un passaje. To go up, per andare su. Para subir? Per, sì, yes. Derecho, da qui derecho hacia arriba. What the fuck? Wait, wait. Me and him? Yeah. Nosotros? Yeah. We want to go here. Yeah. Con la bicicletta. Noi abbiamo bisogno di un passaggio con la macchina, col coche. Yeah. Perché noi non possiamo andare su con la bicicletta. When you try your best but you don't succeed. Ma tu che sei lo spagnolo? Se noi carichiamo le bici sul furgone, noi paghiamo, yeah, con l'argent, con il dollars, una volta per su. Che sì. Lo lleva arriva? Sì. Sì. No, sì. Sì, sì, con il navigatore. Andiamo? Ok. Tu mi dici quanto? E se... 10.000 okay. Pesos? 10.000 sì. Pesos? Sei un babbo. Sì. Sì. Ok. Gracias. Ah, tranquillo. Va bene, non serve. Le serra? Perfetto. Okay. Come tu te habla? Come ti chiami? Jason. Jason, grazie mille. Gli abbiamo chiesto se fosse pericoloso venire su qua in cima, perché più vai in alto nella montagna, ci ha spiegato, più è pericoloso a tutti gli effetti, perché qua nella zona alta ci sono tutti i criminali. Detenerse, estar mucho rato, okay, okay. En un rato en un lugar fijo. Ah, okay. Non sì, fermarti, non fermarti. Sì, tra l'altro è anche pieno di cani randagi, altro notevole punto da non dimenticare. Sei 10.000, io ti do 20 e tu mi dai 10. Quale dico? No, un arresto. No tengo sencillo. Un arresto. Claro. Se no. Cosa c'hai? Se no ho 4. 20. 20. Non c'è arresto, ho detto.
No, esta no habemos de Smila. Ah, sí, de hecho, y yo no tengo. No tiene sencillo. Sí, sencillo. ¿Ve? No tengo sencillo. Sí. Va bene, va bene. Tanto sono i miei, per forza. Sì, sì. Tanto paga lui. Thank you, Jason. Fammi guardare solo un attimo, un secondo. Ha fatto un pelo. Allora, io vorrei solo dire che come al solito all'imbrunire ci hanno detto no, no, al buio assolutamente no. E noi dove siamo? Al buio praticamente. Occhio ai cani, eh. Ehi! 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 Devo guardare, cazzo, devo guardare. Però lì c'è la fettuccia, oh. Dai, aggiornati, cazzo, mappa di merda. Tu riesci a capire dove, guarda. Aspetta, facciamo così. Cerro Abaco, la competizione di bicicletta. E sta di qua? Sì. This one o this one? Sì. Sì, no. Zio. Ah, guarda come punta l'iPhone. Dai, andiamo. Guarda qua. Cazzo, guarda quella scalinata lì, zio. Guarda quella scalinata lì. Guarda questa scalinata qua. No muerde. No muerde. No muerde. Podemos ir. Gracias. Gracias. Gracias, señora. Sí, vaya bien. Occhio alla testa! Testa! No, vabbè, incredibile sta cazzo di situazione. Cioè, non aveva senso. Cioè, la pelle d'oca c'avevo, eh. Ma poi quanti cani c'erano lì? Casa. Botto, non bellissimo. Sentivo il rumore dei miei pensieri per quanti cani c'erano a cabaia. Ho detto, se ne esce qualcuno davanti, muoio. Passaggi usti. Oh, i cavi sopra. Siamo arrivati in fondo con un po' d'ansia, però siamo arrivati in fondo, raga. Qui ci sarà il salto finale del Red Bull Cerro Abaco. Allora vi dico, il video del Red Bull Cerro Abaco non è questo, è già uscito sul canale. Se non l'avete visto vi consiglio di andare a vederlo. Noi in qualsiasi caso proviamo a intrufolarci nel percorso vero del Cerro Abaco e farlo tutto. Non sarà facile, noi ci proviamo. Sta unica discesa, questa esperienza di urban downhill in Valparaiso è stata veramente incredibile. Ancora la pelle d'oca da dove siamo passati prima, dove c'erano i cani. Mi raccomando, lasciate sempre un like per supportare il canale. Ci vediamo un prossimo urban downhill. Bella.